Bentornati amici, lo scopo di questo video è andare a testare quattro schede di fascia medio-bassa che si riferiscono agli anni 2003-2004. Avevano un prezzo abbastanza economico, quindi parliamo di all'incirca un 100 euro, qualcuna in più, qualcuna in meno, però ripeto, parliamo di fascia bassa di quel periodo. Si vanno a sfidare, che poi la sfida è semplicemente un pretesto per vedere queste schede all'opera e vedere le prestazioni che possono darci. Allora, abbiamo una Radeon, una 9550 da 256 mega, uscita verso la fine del 2003. Poi abbiamo una Nvidia FX 5700LE, sempre anch'essa da 256 mega, di memoria NVR, una Nvidia FX 5200 Ultra, questa ha anche il connettore aggiuntivo per quanto riguarda l'alimentazione, un Molex, e poi abbiamo una Nvidia, sempre della serie FX 5600, ecco, questa è una custom dell'Albatro. Infatti abbiamo anche le memorie dissipate passivamente, stessa cosa vale per l'FX 5002. Allora, il video si dividerà in due parti. In un primo momento si sfideranno la 9550 con la FX 5700LE. Diciamo, queste sono quelle che avevano le prestazioni non inferiori, ma appartenevano più ad una fascia di prezzo entry level. Dopodiché, nella seconda parte del video, si sfideranno la 5002 Ultra e la 5006. Cosa succederà? Alla fine non si tratta poi tanto di fare una classifica, perché sono comunque schede entry level, ma più che altro per vedere, diciamo, il livello prestazionale generale e fare le conclusioni del caso. Allora, come PC di test abbiamo tra l'altro questo l'avete già visto in alcuni miei video precedenti, questo è una scheda ASRock con un processore Pentium 4 3002 su socket 478, 1 GB di memoria RAM di tipo DDR, un hard disk SATA, e quindi praticamente ogni scheda è stata installata su questo PC con i relativi driver aggiornati. E volevo aggiungere una cosa: queste due schede che verranno testate inizialmente, ecco, rispetto alle altre due, quindi alla FX 5002 e la FX 5006, hanno un valore di GPU clock e memory clock inferiore. Infatti entrambe hanno 250 MHz di GPU clock e 200 MHz di memory clock. Entrambe, anche la stessa cosa vale per il bus delle memorie, quindi a 128 bit. Quindi ho deciso di suddividere, diciamo, le due che hanno meno prestazioni rispetto alle altre due schede, che teoricamente invece hanno delle prestazioni maggiori, perché entrambe queste qui hanno 325 MHz di GPU clock e 300 MHz di memory clock. Quindi si sfideranno in questo modo. Vi ho già detto che i driver sono gli ultimi che si trovano sui rispettivi siti delle case produttrici. I test che facciamo riguardano 3D Mark 2003, 3D Mark 2001 SE e poi una rolling demo di X-Ray, che è un gioco di strategia spaziale che però è uscito nel 2007, quindi già qualche anno dopo l'uscita in commercio di queste schede, quindi metterà veramente a dura prova la resa grafica di queste schede. Quindi non ci resta che cominciare con il benchmark di queste due schede, ripeto, 9550 e FX 5700LE. Iniziamo!
Allora, i test si sono conclusi. Cominciamo a dare uno sguardo. Questo è il risultato di 3D Mark 2001 e 6, seguito ad una risoluzione di 1024x768 a 32 bit. Anche se visivamente potrebbe sembrare che il divario sia grande, in realtà se andiamo a vedere il punteggio abbiamo la Radeon 9550 che fa segnare 6629, la FX 5700 e le fa segnare 7400, quindi sì, c'è un divario, ma non è così enorme come potrebbe sembrare. Comunque dobbiamo tenere presente che la FX 5700 è uscita sul mercato quasi un anno dopo la Radeon 9550, quindi dobbiamo sempre tenere presente anche il grado di evoluzione, insomma. Fatto sta che le Radeon, tutta la serie Radeon 9000 di ATI era uscita ancora un anno prima, quindi in quel periodo Nvidia si trovava ancora ad avere a che fare con le GeForce 4 e per correre ai ripari, perché Radeon ormai aveva il supporto per le DirectX 9, in fretta e furia, se così si può dire, uscì fuori questa serie FX da parte di Nvidia, che poi diciamo che come prestazioni non erano all'altezza e comunque avevano anche un costo di acquisto abbastanza alto rispetto alla concorrenza. Comunque, al di là di questo, vediamo comunque il divario c'è, ma non è eccessivo. Andando avanti, abbiamo il 3D Mark 03, dove questo divario si assottiglia ancora di più, perché abbiamo la 9550 che fa segnare 2054 punti e la Nvidia stiamo sui 2107. I benchmark, tra l'altro, io li ho ripetuti 3 volte per cercare di avere un valore che sia il più possibile affidabile. Poi abbiamo questo benchmark del gioco X3, la Rolling Demo, quindi sempre a 1024x768, a medi dettagli, però ripeto, questo è un gioco del 2007, quindi che mette molto alla prova la grafica, spinge tantissimo, e quindi qui vediamo la 9550 che fa segnare un punteggio in valore di FPS medi di 19, mentre la FX 5700LE fa segnare un 15,3. Quindi, per concludere questa prima parte del video, mi sento di dire che non c'è un vincitore netto. Sicuramente però la 9550, quando è messa a dura prova, quando deve elaborare una grande mole di dati, deve renderizzare veramente, come si dice, a manetta, la 9550 dà il meglio di sé, e questo si vede a maggior ragione proprio qui in questo test con la Icon X3. La FX 5700 soffre un po' come tutta la serie FX, cioè la gestione del bus dati tra GPU e memorie. Ora devo dire che non saprei dire esattamente quale sia proprio il problema, nel senso che penso sia un errore di progettazione, ma quando devono trasferire i dati che vengono elaborati tra memoria e processore GPU, la gestione diciamo che non è ottimizzata. Ora, dirlo in termini tecnici sinceramente non lo saprei dire, bisognerebbe andare proprio a vedere nei dettagli, però a grandi linee penso sia questo il problema di queste schede. Quindi nella seconda parte, quindi nel secondo video, si sfideranno la Gainward, la FX 5200 Ultra e la FX 5600 EQ di Albatron, che sono schede che diciamo dovrebbero avere delle prestazioni superiori, perché dispongono di una velocità sia di clock di GPU che di memoria superiori a queste due. Alla fine vedremo i risultati complessivi di entrambe le prove con le 4 schede video messe a confronto, e questo alla fine il bello è vedere diciamo queste schede sfidarsi, vedere che ancora possono, anzi mi viene da dire che in quegli anni, ecco scusate, il bello era che anche le schede video diciamo di fascia bassa economiche comunque permettevano di avere delle prestazioni, permettevano di poter giocare
magari con risoluzioni inferiori, magari non, non lo so, 1024, 1200, però permettevano comunque di poter giocare in maniera, diciamo, decente, tra virgolette, cosa che oggi un po' si è persa. Oggi per poter giocare discretamente bisogna sbossare veramente tanti e tanti soldi, ma vabbè, questa è un'altra questione. Quindi intanto vi ringrazio e vi do appuntamento alla parte 2 del video della sfida. Grazie a tutti.